Ma credo che l'ennesimo terremoto politico non sia stato provocato da una parte del Consiglio Comunale, che è la parte della minoranza. Il terremoto politico è stato causato prettamente dalla maggioranza, nello specifico dal sindaco, che sicuramente non è stato un buon maestro d'orchestra e non ha saputo ben, voglio dire, far suonare i suoi orchestranti. Quindi qualcosa si è inceppato, qualcosa non ha funzionato all'interno della sua maggioranza. Poi ci rendiamo conto che comunque il paese è fermo ormai già dal loro insediamento, una crisi perenne, quando non c'è omogeneità, è chiaro che queste cose avvengono e accadono. Bisogna proiettarsi diversamente per il futuro, bisogna creare qualcosa di importante, qualcosa di omogeneo e che sappia dare risposte e amministrare San Giovanni Rotondo come merita. Come le stavo già dicendo, l'idea del Partito Democratico è quello di coinvolgere tutte le forze progressiste, tutte le forze che si rivedono in un'idea di centro-sinistra e che diano respiro finalmente e risposte a questa città. Chiaramente la politica a San Giovanni Rotondo è difficile, è complicata. Vediamo che spesso le amministrazioni vanno a casa. L'impegno che noi ci dobbiamo mettere a creare un nuovo progetto è proprio quello di pensare ad amministrare, pensare a dare risposte. E non solo con gli slogan elettorali, con le campagne elettorali, e vorrei ricordare anche che nella passata campagna elettorale noi prendemmo pochi impegni con la popolazione perché pochi impegni in quel momento si potevano prendere. Avevamo già visionato il bilancio comunale, i bilanci e le casse del comune e avevamo visto che le casse e i bilanci comunali erano esigui, quindi avevamo programmato alcuni aspetti per dare risposte alla città anche in base a quello che era il bilancio comunale. Devo ammettere che un po' di finanziamenti sono stati intercettati. Peccato che dopo i finanziamenti sono mancate le programmazioni e le progettazioni relative ai finanziamenti, quindi rischiamo, come già ho detto in qualche altra intervista, di perdere finanziamenti importanti come la mitigazione del rischio idrogeologico a San Giovanni Rotondo. Beh, quello che non ha funzionato, l'ho detto già nella premessa, quindi è chiaro che non c'è stata un'omogeneità politica. Io non ricordo, come è stata chiamata, questa amministrazione. Accordo di, non ricordo esattamente il nome che gli hanno messo per mascherare gli aspetti politici veri. Praticamente è chiaro ed è stato evidente subito dopo qualche mese dall'insediamento di questa amministrazione con i passaggi di alcuni gruppi consigliari alla Lega e quindi lì c'è stato una chiara, voglio dire, una chiara espressione politica appartenente alla destra, e allo stesso tempo c'era un gruppo di civici che non si riconosceva assolutamente, nella destra e non si riconosce nella destra. Quindi queste incongruenze credo che abbiano fatto precipitare, la situazione. Poi è chiaro che, venendo a mancare i numeri all'interno della maggioranza, con l'uscita di due consiglieri che hanno partecipato alla lista di Cascavilla, gli diventava difficile gestire la situazione per il sindaco, perché avere un solo consigliere che ti dà la maggioranza diventa complicato e il sindaco sicuramente è stato in ostaggio per un bel po' di tempo. Di un solo consigliere comunale a turno. E la firma decisiva non c'è stata, ci sono state sicuramente 9 firme che hanno deciso lo scioglimento del consiglio comunale.
stamattina gli animi erano un po' accesi perché comunque c'era un vociferare continuo di questa crisi che si era accesa maggiormente oggi e che un consigliere appartenente al gruppo della maggioranza era disposto allo scioglimento del Consiglio Comunale, perché Claudio Pazienza, perché comunque non ne poteva più di andare avanti in questo modo. E io devo dare atto che, ma non solo io, credo che ormai tutti i cittadini possano dare atto del fallimento politico che ha avuto questa amministrazione. E nel pomeriggio la giornata si è accesa ancora di più e lì io personalmente ho cominciato a capire che concretamente si stava realizzando lo scioglimento del Consiglio Comunale. E siamo arrivati poi all'appuntamento finale e tutti abbiamo risposto presente. Si andrà a votare a maggio, quindi già nel 2019 credo che la data dovrebbe essere il 15 maggio. E comunque voglio dire, sarà un breve commissariamento a San Giovanni Rotondo, il tempo giusto, come dire, di fare la campagna elettorale, quindi 2 mesi, 2 mesi e mezzo, 3 mesi circa, e andremo nuovamente a votare. E avremo un nuovo sindaco nella speranza che